Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Fall Guys. Vediamo se stavolta ce la faremo a vincere e andare a trionfare, a rubare quella coppa maledetta. E purtroppo qui, come vedete, i tempi di caricamento sono sempre quelli che sono. Eccoci qua, muoviti attraverso gli ostacoli e corri a traguardo. Ok, questa è la mappa che, se non sbaglio, ci ha accompagnato nel primo episodio, la prima mappa. Vediamo un pochino, dai. Spero non si sente il rumore del ventilatore piccolino a batteria con ventola fuori asse, ma purtroppo fa veramente caldissimo. Ci sono 28 gradi oggi nel mio stanzino, che è una temperatura bassa, perché di solito raggiungo anche i 32, ok? Quindi vuol dire che l'inverno sta arrivando. Ok, partiamo come al solito, sempre quasi ultimi. Via, togliti davanti, maledetto. Ma perché sono così veloci loro e io no? Dai. Oh, ok. Oh, perfettissimo. Ok, siamo... No, cosa? Oh, porca miseria, mi ero... Cioè, no, io non ci credo. Eravamo tra i primi. Ok. Mi ha beccato, eccolo. Mi ha beccato lì. Siamo ora tra gli ultimi. Porca miseria. Dai, ripigliati. Ok, purtroppo mi sa che è andata. Ecco qua. Dai, vediamo se riusciamo a recuperarne qualcuno. Ok, per ora nessuno ha trionfato ancora. Fermati. Mamma mia, dove ci ha sparati. Vabbè, proviamo, perché altrimenti... Va bene, dai. Dai così. E dai, porca miseria. Vabbè, solo 10. Fermati, ma cosa fai? Ma dai, ma io non ci credo. Ah, ce l'ho fatta. Ai, mamma mia. Ok, ci siamo. Siamo nella prima metà. Che bello il panino. Ai, bestia. Mi strafoco tutti e due. Accedere io. Ok. Vabbè, tanto ormai. Stai guardando non proprio più veloce. Cioè, qui. Non si era messa benissimo, eh. Non si era messa veramente bene. Per nostra fortuna, qui, in questa fase, diciamo, un po' più finale, in molti hanno failato, perché non si spiega, altrimenti eravamo rimasti quasi ultimi. Però va bene, vedi lui come si fa. Guarda che bastardo. Ok, solo due posti. Vedete i due cuffetti, due amici, e uno solo ce l'ha fatta dei due. Alcuni sono proprio cattivi, Dai, stavolta non cadiamo. Vorrei almeno arrivarci a quella maledetta corona per vedere come si prende. 41 qualificati. Ok, andiamo avanti. Prossima mappa. Bello. Bella quella skin del dell'hot dog. Ok, vediamo. Qui, sempre lentissima. È stato veloce. Corre attraverso gli anelli rotanti per raggiungere la linea di traguardo. Ok, questa forse l'ho fatta qualche volta. Non è facilissima, ma non è nemmeno difficile. Se non sbaglio, è una mappa abbastanza veloce, se si riesce a ingranare per bene. Vediamo come ce la caviamo, dai. Sì, la mappa è breve, alla fine non è lunghissima. Dai, bella quella skin. Ok, partiamo quasi... per primi stavolta. Ci hanno superato tutti. Ok, qua devo giocare bene con la telecamera, perché in questo modo riesco a vedere cosa arriva dall'altra parte. Oh, c'è la miseria. Ah, porca miseria.
Non è servito a niente. Vabbè, allora sono proprio incoglionito. Questo ci ha fregato sta mappa, eh. Mi sa che ci ha fregato alla grande. Ok, qua l'abbiamo fregato noi. Dai. Dai. Stiamo recuperando. Qui purtroppo si è aperto un buco giganterrimo. E ci ha fregati. Ci ha fregati proprio nel finale. Ok. Ok. Ok, dai. Sì. Ok, perfetto. Questo è facile. Dai. Siamo nei primi. Oh, per pochissimo. E io direi di andare dritti, non perdere tempo, perché qua non si è mai scivoli, non si sa che fine vai a fare, perdiamo tutto. Lui ha sfondato una parete. Dai, che facciamo il tipo per te? Sei arrivato 21 su 29, ormai è fatta per lui, dai, a meno che non scivoli luminosamente giù. Ok, perfetto. Ha superato anche il parrucchino biondo. Lui c'ha paura? Che fai? Non aspettare! Non ci credo che l'altro sia caduto. Ok, lui non ce la farà mai. 27, 2 secondi. Ah, 2 secondi, è scaduto anche il tempo. Peccato, forse ce l'avrebbe fatta, ma no, abbiamo perso l'amico Dog. Che poi è anche un po' bruttino, rivedendolo. No, non mi piace. Ok, noi dove siamo? Non è che ci ha buttati giù. Ah, eccoci. Quasi al centro. Veniamo la prossima super mappa. Vediamo cosa. Muoviti attraverso gli ostacoli e corri a traguardo. Ok, questa non la ricordo. Sembra abbastanza standard come mappa. Vediamo, queste ci saranno le palle che cadono. No, mai fatta, questa non la ricordo. Assolutamente una mappa breve, quindi presumo che sia bella difficile o super easy, non lo so. Vediamo, dai, partiamo per ultimi, quindi come al solito svantaggiati. Forse però lo sapete che l'ho fatta. Oh, bastia. Ah, sono caduti tutti e due. Ah, però qui si continua. Ok, facile. Dai, acquistiamo velocità. Bastardo nel muro. Ok, questa è facilissima. Basta non guardarle. Ok, ce la siamo cavata. No, bastarde. Ok, 1 su 19 è già arrivato. Lento. Dai. Basta. Dai, ti prego. 19 su 19, oh mio Dio. Come sono fuori? Ma no, io non ci credo, ma allora è proprio un imbroglio generale qua. C'erano 3 posti, c'era solo uno davanti a me. Da dove è uscito? Ma dai. Ma cattivissimi. E quindi il nostro primo super match è finito qui. Vabbè. Lui festeggia. Eccoci qua, la partita sta per iniziare. Stavolta non ci facciamo fregare. Lì su quella melma siamo scivolati un pochino, mi dispiace perché c'eravamo, forse dopo c'era la finale. Però vabbè, andiamo avanti così. Muoviti attraverso gli ostacoli e corri a traguardo. Ed eccola qui. Non la ricordo, ma penso di averla fatta. Forse questa l'abbiamo fatta in una finale. No, non è possibile. L'abbiamo fatta, mi ricordo quei 3 cosi colorati verso il traguardo che non sapevo cosa fossero. Se non sbaglio l'abbiamo superata. Partiamo sempre quasi ultimi. Yeah. Ok, siamo partiti benissimo. Qui mi ricordo devo sfruttare. Sì, ok. Fermate. Ok.
Ok. C'è qualcuno che corre contro sti cosi, ma bisogna andare a favore per acquistare velocità. Ok, arriva la palla, andiamo di qua. Via. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Perfettissimo. Perfetto, siamo andati. Che un amore. Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Sì, sì. Sì. Perfetto, siamo stati bravissimi. Siamo tra i primi 6-7. Ok, qui c'è ancora tanto bordello. Vattene via palla, maledetta, malefica. Ok. Ok, perfetto. Ui, volevi. E vai stavolta, tra i primi 10. E dai, non si perdere tempo. Dai così. Bello il triceratopo. Vediamo il gladiatore se ce la fa. Ormai è fatta, dai. No, mancano in 5. No, no, poverino, vai, 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 vai. Ce l'ha fatta? Forse sì. Bello, il triceratopo è vicino a noi. Vediamo il gladiatore se ce l'ha fatta. Dove è posizionato il nostro amico gladiatore? Non lo vedo. Sarà caduto. Ah, eccolo lì. Ed ecco una nuova mappa. Sfonda le porte e corre alla linea di traguardo. Ma fai attenzione, alcune sono vere, altre sono finte. Questa è quella là dove bisogna essere fortunati. Questa è brutta. Brutta, brutta, brutta. Non mi piace questa mappa. È velocissima, si chiude in 15 secondi probabilmente. E se sei sfigato, perdi. Qui va fortuna. O segui la scia buona. Vediamo un pochino, però dai. Non ci arrendiamo prima del tempo. Partiamo primi. Su questa mappa non mi piace perché se la porta è finta. Ecco, una capocciata. Perfetto. Seguiamo questa. Perfetto. Ok. Perfetto, siamo primi. Ancora la terza. Ok. Ok, tutte finte? Non ci credo, non ci credo. Guardate, visto? Siamo, secondo me, siamo tra gli ultimi. Qualcuno prova a sfondare delle porte quando ce ne sono altre aperte. Non chiedetemi il perché. Ok. Ok, non so se ce la facciamo. Vediamo, vediamo, vediamo. 2-2, ok, sì, ce la facciamo, ce la facciamo. 19, appena in tempo, eravamo un bel gruppo forte. Vedete, è finita subito. Qualcuno poteva vincere là in mezzo, ma non so perché alcuni con una porta aperta ne prova a sfondare un'altra, quando poi non è che c'è una scorciatoia di là. Cioè, dischi? Per cosa? Non lo so. Quando sei indietro e vedi le porte aperte, conviene seguire quelle. È inutile provarne ad aprire di nuove e rischiare di perdere. Vediamo la nuova mappa. A ogni colpo rischi di cadere nella melma. Occhio ai cannoni. Questa è carina perché mi diverto a trattenere gli altri. Ogni volta muoio io. Forse qui non sono mai morto, a dire la verità. Muoio su quel cerchio maledetto dove c'è l'altra mazza che ti prende a... ammazzato, diciamo, ecco. Vabbè, andiamo avanti. Concentriamoci. Ok, siamo avanti. Andiamo un po' più nella parte centrale, perché se qualcuno ci spinge che fa il cattivone. Ok, fa easy. Oh, lui si è fatto beccare in pieno. Ci spingo. No, ecco, lo sapevo. Forse qui non sono mai morto. Lo sapevo, bastardo. Come ha fatto a prendermi? Vabbè, usciamo. Va bene, vi saluto qui, dai. Solo due partite. Sono stato cattivo io. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!